e ciao ragazzi, vi do il benvenuto e ben ritrovati sul mio canale. Allora, oggi come promesso vi farò un video, sarebbe allora il video 2 di 3 riguardanti le ciglia finte. Quindi oggi ci concentreremo sulla pulizia. Vi avevo già accennato qualcosa nel primo video, se non l'avete visto vi lascio il link giù nella descrizione info box, così che potete cliccare direttamente e vi manderà direttamente nel video inerente alle ciglia finte. Quindi oggi parleremo di pulizia, cosa molto importante, perché insomma ho visto che molte ragazze tendono a non pulirle proprio le ciglia finte, cioè staccano direttamente la colla con le dita. Secondo me, cosa da non fare, anche perché dipende quanto abbiamo pagato le nostre ciglia finte, rischiamo anche di appunto rovinarle e soprattutto non durano poi nel tempo. Quindi se un paio di ciglia finte possono durare anche per una ventina di applicazioni, se tenute correttamente con questo metodo qui di staccare la colla con le mani, penso che non si arrivi neanche a 5-6 applicazioni. Quindi se vogliamo tenere bene le nostre ciglia finte e soprattutto tenerle sempre pulite, anche perché andando a contatto con l'occhio è sempre bene che siano pulite, per questioni di batteri che possono dare infiammazioni. Quindi oggi vi farò vedere come io personalmente, dopo svariati metodi che ho provato, ho trovato secondo me quello più idoneo, almeno a mio parere, perché io è già un po' che lo uso, mi ci sto trovando bene, le ciglia finte sono perfette, cioè non si rovinano. Quelle che vi farò vedere sono ciglia finte che io ho acquistato dai cinesi, quindi vi potete anche immaginare la qualità stessa delle ciglia finte. Io le ho già messe, non vi voglio dire una cavolata, ma 15 volte sicure, sempre messe, ripulite, messe nella sua custodia e sono sempre perfette. A parte che io le ho tagliate perché appunto poi nel video 3 vi farò vedere l'applicazione all'interno dell'occhio, non sopra. Quindi le ciglia finte, come vi avevo già anticipato nel primo video, devono essere tagliate. Quindi vedrete dei piccoli pezzettini di ciglia finte, le vedrete appunto sporche perché le ho utilizzate per il matrimonio di domenica di mia sorella, quindi le ho lasciate appunto sporche per farvi questo video tutorial sulla pulizia ciglia finte. Quindi va bene, passiamo al tutorial, vi faccio vedere i prodotti, vi faccio vedere come viene effettuata la pulizia, poi se fatemi sapere se l'avete provata, i vostri metodi per pulire ciglia finte, se ne avete alcuni scrivetemelo giù nei commenti, così io se posso prenderò spunto, o niente, se volete maggiori informazioni sempre scrivetelo giù nei commenti. Quindi vi lascio al video di pulizia ciglia finte, ci vediamo dopo a fine video, ciao. Partiamo intanto con i prodotti da utilizzare per questa pulizia. Allora, prima di tutto ci vuole uno struccante, in questo caso io uso questo della Garnier. Questo qui è uno struccante anche per i trucchi waterproof, quindi contiene all'interno questo olio che va shakerato, si miscela nell'acqua micellare e scioglie appunto anche i trucchi più difficili. Quindi in questo caso fa al caso nostro, perché appunto deve sciogliere la colla sulle ciglia finte. Quindi questo qui è lo struccante che io uso, poi le salviettine, cioè i dischetti struccanti, questi, e i cotton fioc. Queste sono le tre cose che servono per fare la pulizia delle ciglia finte. Quindi ora vediamo come fare. Allora, e ovviamente le ciglia finte, in questo caso noi andremo a ripulire queste qui. Allora, prima di tutto dobbiamo prendere due dischetti struccanti in questo modo. Prendiamo le nostre ciglia finte, in questo caso io ho queste qui che ho diviso per fare l'applicazione con la tecnica all'interno. Le mettiamo divisi così almeno possiamo pulirli tranquillamente. Scusate, ci sono i cani che abbaiano. Allora, poi prendiamo lo struccante e lo andiamo a mettere
questo così sul dischetto. È andato un po' di fuori, ma va bene uguale. Prendiamo altri due dischetti, li applichiamo sopra, questo qua così, e li premiamo, li schiacciamo in maniera che entrambe le parti del dischetto siano imbevute di struccante. Ok, le lasciamo a riposare un paio di minuti. Perché la cola si deve appunto sciogliere, si deve ammorbidire. Passati 2 minuti vi farò vedere come togliere la cola dalle ciglia finte. Sono passati 2 minuti e adesso possiamo togliere i dischetti. Ecco. In questo modo. Ecco, come vedete in questi dischetti ci sono rimasti dei residui di mascara, quindi oltre a togliere la colla, lo struccante vi aiuterà anche a levare il mascara che avete messo sulle ciglia finte. Quindi per fare questo procedimento, allora, dovete tenere la ciglia finta dalla parte delle setoline, quindi dalla parte delle ciglia, la dovete tenere ferma. Con il cotton fioc praticamente la dovete strusciare in questo modo, piano piano, senza pigiare, tanto poi la colla viene via da sola, senza farci forza. Ovviamente bisogna un pochettino insistere perché appunto la colla si deve togliere. Vedete? Vi faccio vedere se riesco. Vedete? Scusate cani, questo è il residuo di colla che è venuto via. Ora prendiamo la nostra ciglia, la giriamo dall'altro lato perché appunto deve essere pulita sia da un lato che dall'altro, la teniamo sempre con le dita e facciamo sempre il solito movimento. Questo è il risultato. Non so se si vede, si mette a fuoco, vediamo se riesce a mettere a fuoco. Ecco, questo è il risultato, belle pulite. Ora facciamo anche lo stesso procedimento, mi raccomando cambiate sempre il cotton fioc ogni volta. Scusate, ci sono i cani, sentono i vicini e abbaiano. Allora, prendiamo un altro cotton fioc e facciamo sempre lo stesso procedimento con l'altro pezzo o chi ha le ciglia finte intere con l'altra ciglia finta. Quindi andiamo piano piano a strofinare la parte dove appunto viene messa la colla, giriamo anche dall'altro lato e facciamo lo stesso movimento. Ecco qua. Questa è la nostra ciglia finta, praticamente pulita, non ci sono più residui di colla né di mascara, questo è quello che rimane. Non so se si vede, se lo metto a fuoco e vado avanti pulendo anche le altre, quindi cambio il cotton fioc, faccio sempre lo stesso procedimento. Vado a strofinare la parte, diciamo, della costola della ciglia finta dove ci viene depositata la colla. La vado a strofinare delicatamente fino a che la colla non esce del tutto, quindi non si stacca. Faccio lo stesso procedimento dall'altro lato. Vado ad eliminare tutti i residui, sia di colla che di mascara. Ok, c'è sempre un pezzettino. Ok, ora vi faccio vedere il risultato.
Vediamo un po' se riesco. Non so se si riesce a vedere. Se metto a fuoco, ce la può fare. Ecco qui. Cioè, come vedete, le ciglia finte sono pulite e non sono sciupate. Cioè, i peletti sono sempre al suo posto. Quindi questo è il mio metodo per la pulizia delle ciglia. Questo riassumendo è quello che io utilizzo e la tecnica che utilizzo per pulire le mie ciglia finte. Come avete visto, servono pochissime cose, quindi anche una cosa molto semplice e a basso costo, e soprattutto le vostre ciglia finte, oltre a essere pulite e igienizzate, vi dureranno anche molto di più nel tempo, quindi potrete fare molte più applicazioni di quelle che magari fate in questo momento, se o non le pulite o le pulite con altri detergenti o con altri metodi. Io, come vi ho detto, ho sperimentato questo metodo, lo sto ancora utilizzando, mi ci sto trovando benissimo. Ho visto che le mie ciglia finte non perdono né la piega che hanno, né i peletti non si sciupano, quindi rimangono sempre pulite, intatte, e continuerò a usare questo metodo sicuramente. Se anche voi siete curiosi di provarlo, mi raccomando, provatelo, poi fatemelo sapere giù nei commenti di cosa ne pensate. E niente, io spero che questo video più che altro vi sia stato d'aiuto, sia un video comodo per tutte coloro che appunto usano le ciglia finte. Se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, lasciate un like e soprattutto lasciate appunto i commenti su cosa ne pensate di questo mio metodo per la pulizia ciglia finte, o se magari avete voi alcuni metodi da farmi provare, o se volete qualsiasi informazione inerente alle ciglia finte. Vi aggiorno che presto monterò il terzo video, che sarà l'applicazione delle ciglia finte all'interno dell'occhio, cioè non sopra, quindi vi farò vedere come vengono applicate e come più che altro vanno tagliate, perché appunto questa applicazione prevede il taglio delle ciglia finte. E niente, io vi lascio. Spero di vedervi al prossimo video e vi mando tanti baci e buona giornata a tutti. Ci vediamo presto. Ciao ciao.